Presidente della Bitta, cosa è successo in Valchiavenna? Allora, in realtà è scesa una grossa frana in territorio svizzero, comune di Bregaglia, in Val Bondasca, la frana del Pizzo Cengalo. Era una frana sulla quale c'era già la massima attenzione da parte degli svizzeri e anche da parte nostra nelle ultime settimane. In realtà siamo di fronte a uno scenario che è diverso di quello previsto, insomma, dai tecnici svizzeri. Non quindi una frana secca, ma una frana di materiale molto liquido che sta interessando il fiume Mera e ha già raggiunto prima la diga di Villa di Chiavenna e poi tutta l'asta del Mera fino al lago di Mezzola. Ora siamo in contatto con l'autorità svizzera e stiamo aspettando aggiornamenti. Ci sono evacuati, la strada è chiusa? Al momento la strada cantonale in frazione Bondo, comune di Bregaglia, è chiusa, di conseguenza anche la strada statale 37 è percorribile solo fino al confine con la Svizzera, quindi in comune di Villa di Chiavenna, la dogana, la strada è chiusa. I danni ambientali sono grandissimi e in questo momento non sappiamo dare una quantificazione specifica di quanto sarà il disagio totale per la Val Bregaglia svizzera e italiana e anche per la Val Chiavenna. Ovviamente siamo tutti allertati, le ordinanze sono state emesse e si invita la popolazione e i turisti a non recarsi in prossimità del fiume Mera su tutto il territorio. Il rischio è che questa frana, prevista in 3 milioni di metri cubi di materiale, colpisca anche il territorio della Val Chiavenna. Assolutamente, infatti in questo momento sono state aperte le paratie della diga di Villa di Chiavenna per permettere al materiale disceso sino ad adesso di scorrere lungo il fiume Mera. Villa di Chiavenna, situazione almeno per il momento è tranquilla, abbiamo chiuso le ciclabili per precauzione, il parco giochi nuovo dell'area di Puri per precauzione. Al momento per il paese di problemi non dovrebbero essercene, però è una situazione continuamente in evoluzione, quindi vedremo anche la parte svizzera cosa ci dirà come aggiornamento. Il passo del Maloja e la dogana sono chiusi? La dogana per il momento da parte svizzera è chiusa, anche la loro strada cantonale rimane chiusa al momento, tranne eventuali aggiornamenti prossimamente.